Il mio paracadute che mi permetterà di fare un atterraggio che faremo tutti con più soft, perché l'atterraggio fa parte della vita. Allora facciamocelo decente, dignitoso, etico. Lo aveva annunciato una settimana fa e questa mattina Walter De Benedetto ha depositato in comune il suo testamento biologico. Benissimo. La storia di Walter, 48enne aretino, gravemente affetto da artrite reumatoide, era finita sotto i riflettori dopo l'irruzione dei carabinieri nella sua abitazione, il sequestro di una serra di marijuana e l'arresto di un amico sorpreso ad annaffiare le piante. Walter, infatti, non ricevendo dal sistema sanitario nazionale la quantità di cannabis terapeutica sufficiente ad alleviare i forti e costanti dolori, aveva deciso di coltivarla illegalmente da solo. Il dosaggio da 1 è passato da 2, sono contento e adesso riesco ad arrivare, tra virgolette, fino alla sera in maniera tranquilla. La battaglia di Walter adesso però prosegue anche su un altro fronte, quello relativo ad un fine vita dignitoso. Tra virgolette, muoio sereno, non rimango incatenato in una macchina con il mio animo. Poi ognuno può credere quel che vuole, ognuno può pensare quel che vuole, però io da cittadino sfrutto questa, finalmente questa legge e suggerisco ai cittadini di rifletterci e di scegliere secondo coscienza. Al fianco di Walter questa mattina anche Mina Welby. Non vogliono morire, nessuna persona vuole morire, ma non vogliono soffrire e qualche volta serve solo la morte ancora, è l'unica speranza per tante persone per uscire da una scena di tortura.